Ciao a tutti, siamo in diretta dall'Oval, siamo i ragazzi del Bookblog e siamo insieme a Massimo Gramellini. La prima domanda non è sull'ultimo libro, ma è sul suo Buongiorno e volevamo chiederle, com'è venuta l'idea di scrivere il Buongiorno sulla stampa, articolo molto importante anche per le vendite della stampa? Vedendo le persone sul tram che quando provavano a girare il pezzo che cominciava in prima pagina e continuava in una pagina interna, gli cascava per terra il giornale oppure rinunciavano a leggerlo. Quindi ho pensato che scrivere 20 righe tutte in prima pagina facilitava la lettura anche a uno che sta con una mano appesa e con l'altra può leggere. Allora, prima lei ha detto che adesso avere dei difetti è diventato un pregio. E secondo lei perché questo accade? Perché non c'è più la difesa della vergogna, cioè prima c'era forse un po' di ipocrisia, però così eravamo stati abituati che quando facevi qualcosa che non andava bene non dovevi vantartene, se eri ignorante non dovevi andare a dire in giro che era una cosa bella essere ignorante, lo eri e te lo tenevi per te. Invece adesso è un momento in cui l'esibizione dei propri difetti, dei propri limiti, delle proprie vergogne, appunto, non procura più vergogna, anzi dà quasi un senso di comunanza e lo chiamiamo stranamente libertà, ma la libertà invece è un'altra cosa. Bene, un'ultima domanda. Volevamo chiederle che consigli dà lei all'Italia per migliorare la sua situazione in futuro? Io non faccio politica, per cui non mi metto a dare consigli perché non sono una persona in grado di farlo. Io posso dire, col mio buon senso, dico che ogni nazione, come ogni essere umano, ha un carattere, una personalità e quindi ognuno dovrebbe cercare di essere coerente con la propria natura. L'Italia è un paese che nel resto del mondo viene visto come un paese, poi non so se abbiano ragione, no, ma ci vedono così, un paese che ha il suo cuore nella qualità della vita. Quindi secondo me noi dovremmo concentrare tutte le nostre energie in tutto ciò che attiene a quell'immagine, quindi al turismo, alla cultura, a tutte quelle attività che in qualche modo richiamano la qualità della vita per poter diventare il grande, enorme parco vacanze di tutto il mondo. Questa è la cosa che ci caratterizza, perché vedi, aziende di piastrelle piuttosto che di bottoni o di ce l'hanno in tutto il mondo e altri paesi riescono a fare quei prodotti a un costo minore. Ma Pompei ce l'abbiamo solo noi, non puoi costruire neanche in Cina una Pompei che abbia 2000 e più anni di vita, quindi ce l'abbiamo solo noi, quindi noi dobbiamo essere assolutamente rispettosi e gelosi delle nostre cose e cercare di in qualche modo rispondere all'immagine bella che gli altri, che il resto del mondo ha di noi e che spesso noi forse non ci meritiamo neanche. Bene, grazie mille a Massimo Gramellini.